SIGEP 2023 continua, siamo allo stand di Dalla Corte, l'industria di fabbricazione di macchine da caffè tutta italiana, presente ormai in tutti i paesi del mondo, e ci troviamo in compagnia di Carmen Sanziola, la responsabile vendite Italia. Carmen, benvenuta. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti, grazie intanto per essere qua. Carmen, è il tuo esordio qui a Orecanews.it con Oreca TV, ma è anche il tuo esordio in una fiera ufficiale con Dalla Corte, perché sei da poco più di un anno responsabile vendite. Intanto questo primo anno fatto praticamente quasi tutto di formazione, come è andato? Sì, esattamente. Il primo anno di formazione entusiasmante, dove ho avuto l'opportunità di conoscere in approfonditamente le macchine Dalla Corte. Abbiamo approfondito tutte le tematiche tecnologiche, che è il cuore pulsante di questa azienda, e ho avuto modo di appassionarmi ancora di più al mondo del caffè. Un mondo del caffè che ti è familiare perché tu te ne sei occupata sotto altro profilo, hai deciso però di intraprendere questo ulteriore percorso con Dalla Corte con una posizione nel settore delle vendite che è veramente di altissimo profilo, soprattutto perché Dalla Corte produce tante belle macchine che propone poi ai suoi clienti in tutto il mondo. Che cosa proponete qui a SIGEP 2023? Allora, innanzitutto sicuramente questa occasione di SIGEP è stata importante per consolidare i prodotti Dalla Corte che sono già noti al mercato, ma soprattutto per rilanciare il nostro ultimo nuovo prodotto che è la Icon, una macchina della tecnologia appunto Dalla Corte, con un vestito nuovo, un design innovativo che è stato ben accettato dal mercato italiano ma non solo, ed è la macchina dedicata al mercato Horeca. Una macchina che avete visto negli ultimi secondi si accompagna anche da un doppio macinino a corredo, colorato esattamente come la macchina. Assolutamente sì, coordinamento è sempre fondamentale, quindi oltre alla tecnologia nell'estrazione, che è un importante punto fondamentale per il mondo del caffè, anche l'occhio vuole la sua parte, quindi sono sempre coordinati. Carmen, nel frattempo però stiamo vedendo anche le altre macchine che sono esposte nello stand, sono delle attrezzature che non sono state presentate appositamente per SIGEP 2023, fanno parte della collezione 2021-2022 e sono ormai consolidate come delle macchine robuste, collaudate e certamente di grande successo. Certo, insieme alla Icon abbiamo la nostra Zero, che è l'alto di gamma Dalla Corte, una macchina dedicata allo specialty coffee, una macchina che è apprezzata a livello internazionale e che devo dire sta anche avendo un certo successo in Italia nel micro roastery e nel mondo specialty in particolar modo. A colorare di tutto ciò non possiamo ovviamente non avere una macchina di tecnologia Dalla Corte, che è il nostro studio, nelle doppie versioni, studio diciamo acqua e la versione normale, quindi una versione tannica che risponde molto bene alle piccole esigenze dei piccoli mercati. Possiamo dire dunque che restiamo in attesa dell'evento dell'anno OS 2023 fra 9 mesi. Eh sì, come mancare, a maggior ragione, sarà una visione diversa per quanto mi riguarda, ovviamente per Dalla Corte sarà essenziale, anche perché come sempre sarà il trampolino di lancio dell'innovazione per presentare i nuovi prodotti, ci sono sempre tante sorprese e quindi ci si rivede ad OS sicuramente con i nuovi lanci. E per chi invece desiderasse entrare in contatto con voi, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per avere maggiori informazioni e magari qual è il sito di riferimento per poter andare a visionare le macchine di cui abbiamo appena parlato?
Ho innanzitutto www.dallacorte.com, che è uno strumento tra l'altro appena aggiornato, dove è possibile vedere tutti i nostri prodotti e anche modificarle. Ovviamente sono tutte le macchine anche customizzabili, quindi perché no, fate un giro, modificate, cercate la vostra linea preferita. Invece l'indirizzo di posta elettronica è info@dallacorte.com. Vi invitiamo, e Dalla Corte è sempre aperta a nuovi stimoli e a nuove ricerche, quindi a chi abbia voglia di suggerirci nuovi sviluppi siamo sempre a disposizione. Ma che brava per essere un esordio, brava Carmen. Grazie Fabio, a presto.